Riesco a. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben arrivati. Sono le 9:29 minuti in questo istante di oggi, martedì 11 aprile 2017, una nuova puntata di Good Morning Milano, come vi anticipavo ieri, come ormai avete imparato a conoscere le nostre settimane. Il martedì è la giornata dedicata alle periferie. Lo facciamo ormai da ben 6 settimane, questa è la sesta settimana che passiamo in compagnia della Consulta Periferie Milano, e lo facciamo con Walter Cherubini, che è qui con noi oggi. Buongiorno Walter. Buona giornata a voi, Allora, ben dicevo appunto, ritrovati. 6 settimane che parliamo di periferie e ogni volta c'è tanto da parlare, ci sono sempre temi importanti e nuovi. In 6 settimane però, insomma, le cose si muovono, cambiano. Come sta andando la vita delle periferie milanese in questo periodo? Ma diciamo che uno degli aspetti innovativi, speriamo che lo sia, è il lavoro che è stato fatto dal G124 del senatore Renzo Piano al Giambellino, che probabilmente verrà preso in considerazione nell'ambito dell'iniziativa, dell'intervento di regione e comune nelle case popolari del Giambellino. Crediamo un anno di lavoro fatto da quattro architetti cosiddetti condotti, con due tutor, un lavoro importante di analisi di tutto il patrimonio abitativo, e quindi era utile che non venisse disperso, ma messo a fattor comune, poi valutandolo per quello che sarà da valutare. E questo è un criterio che noi dobbiamo utilizzare a Milano, perché ci sono, lo ribadiamo sempre, tantissime capacità di altissimo livello, solo che nella frammentazione cittadina o anche di questa piccola metropoli che è Milano non vengono utilizzate. Ecco, questo ci sembra un segno interessante. Vedremo se avrà le gambe per camminare. Ecco, un progetto poi che può essere anche, diciamo, esportato anche in altre città, quindi insomma Milano può fare da scuola proprio per poi interventi del genere a livello nazionale. Ma spesso si dice c'è un modello Milano, c'è un modello Milano probabilmente per il fuorisalone appena concluso del mobile, c'è per la moda, ci potrà essere anche per le periferie, questa potrebbe essere una possibilità. Anche la recente visita di Papa Francesco, sicuramente uno degli alfieri delle periferie geografiche, ma soprattutto esistenziali, anche se non si può ridurre a questo quello che è il suo compito e la sua missione, però sicuramente a Milano, arrivando in città, ha toccato via le case bianche di Via Salomone, che sicuramente sono, nell'ambito della gestione del patrimonio edilizio abitativo pubblico e nell'ambito della periferia, sono a est di Milano, è stato un segnale di attenzione e condivisione di questo tipo di realtà. Ecco, hai parlato di fuorisalone, sono del mobile che è importantissimo, diventa veramente una settimana travolgente per Milano, che inizialmente aveva anche iniziato a riqualificare o ricollocare certi spazi nelle periferie. Pensiamo al district di Lambrate con la riqualificazione di Ventura e via dicendo. Si è un po' fermata però quella tendenza, mi sembra, cioè si è attestata in quei distretti, anzi, i nuovi distretti che sono nati nel centro città, non si è riuscito a portarli in altre zone che magari anzi invece avrebbero, Ma penso alla Bovisa, penso alla stessa San Siro. diciamo che, beh, poi parliamo di San Siro anche, perché c'è una variante al Salone del Mobile. Ma diciamo che proprio Ventura Lambrate ha costruito un piccolo formato esportazione sotto il rilevato ferroviario, alla stazione centrale, quindi nel quartiere di Greco. Quindi diciamo che quello che era nato a Lambrate si è anche trasferito, ha avuto una piccola gemmazione anche nel quartiere di Greco, sotto il rilevato ferroviario, che è al centro dell'attenzione, perché è uno spazio enorme lasciato nel degrado e quindi che ha contaminato in maniera degradante anche i quartieri circostanti, in particolare il quartiere di Greco. Quindi c'è stato un piccolo arricchimento da questo punto di vista. È chiaro che dei 1.000 rotti e 20 che ci sono stati si concentrano esattamente in alcune aree della città,
alla fine, oltre al centro, diciamo così, ce ne saranno 4 o 5 esternalizzate, e quindi sono una piccola parte, certo, della città, ma soprattutto direi Tortona che... Savona, ad esempio, che una volta fosse in periferia, ma ormai è tutti gli effetti in supercentro. Ma diciamo che ha assunto una centralità, sì, forse più che supercentro, diciamo che ha assunto una centralità, poi lì si sono anche stratificate tutte le sedi di una serie di aziende importanti, insomma, come si suol dire, da cosa nasce cosa. È proprio per questo che bisogna... alimentare l'iniziativa che c'è sul territorio. Anche Tortona è nata dalla libera impresa di persone, Gisella Borioli in particolare, che ha puntato su uno spazio vicino alla ferrovia che tutti davano per inutilizzato, e da lì è nata una serie di... è nato quello che è il fuorisalone, poi alla fine è proprio questo. Di San Siro mi San Siro, ma San Siro, gli abitanti di San Siro hanno un po' ironicamente colto l'occasione del fuorisalone e il 5, l'inizio del fuorisalone, hanno mandato in giro una serie di immagini dove c'erano appunto un po' di materassi, un po' di sedie e mobili che vengono buttati per strada con una certa trascuratezza. C'è il servizio dell'AMS, ma purtroppo non viene utilizzato al meglio, e quindi ho detto: questo qui è il nostro fuorisalone. Fuorisalone di San Siro. Ritornando ad essere, comunque con una certa ironia, a richiamare un'attenzione da parte di tutta la città, perché le periferie non si risolvono con le periferie, nelle periferie, si risolvono se tutta la città è impegnata a darsi una mano. Ecco, questo poi è un tema, quello dell'abbandono, ad esempio, di materassi, serie così, che abbiamo anche affrontato con il presidente di Municipio 9, con Larvieri, che insomma ha denunciato veramente, diceva: io vivo in un quartiere tranquillo, è una bellissima zona la nostra, ma abbiamo questo problema immenso che giornalmente troviamo proprio dei traslochi quasi completi buttati sulle marciapiedi, quando va bene, se non addirittura nei parchetti, in zone di transito, che poi quindi non ha che problemi alla circolazione e tutto. Ecco, San Siro ha voluto quindi riportare un po' attenzione anche al degrado che ne deriva, in realtà dalla trascuratezza di alcuni cittadini, però, nel senso, è un po' poi una guerra anche tra cittadini, in un certo senso, questo. Ma più che una guerra, secondo me, è una trascuratezza che c'è da parte di una serie di persone che non hanno il senso civico della vita in comune, e infatti il quartiere San Siro, come altri quartieri, purtroppo sono diciamo così, hanno una cappa di disattenzione e anche di trascuratezza, sì, e quindi recano disagio a tutti gli altri cittadini. Disagio eufemisticamente. Ad esempio, proprio il quartiere San Siro riesca ultimamente ad attirare spesso l'attenzione su di sé, cioè sta lavorando un po' per dire, cioè continuate a guardarci, perché insomma qui c'è un problema da sistemare. È l'unica arma che hanno ormai le periferie per farsi sentire? Allora, le periferie non sarebbero periferie, in particolare quelle degradate, se ci fosse attenzione. Questo è il risultato di una trascuratezza generale. Dopodiché, se in tutta una serie di quartieri vengono lasciati all'abbandono e vengono inserite tutta una serie di persone deboli che hanno problemi, è chiaro che da tanti problemi è difficile che venga fuori la soluzione. All'interno di tanti problemi può esserci sempre qualcuno che cerca di assumersi una responsabilità in proprio. Infatti ci sono comitati, gruppi di cittadini, sentinelle del territorio, chi più ne ha più ne metta, ma sono tante piccole gocce che non sono nello stesso secchio, e quindi alla fine sono tante gocce nella sabbia che rischiano di non avere proprio alcun rilievo. Per questo la città deve farsi carico di questo patrimonio innanzitutto umano, di persone, e sono interessanti alcune esperienze che magari vengono dall'esterno. San Siro in particolare, c'è un'esperienza del Politecnico di Milano, della Facoltà di Architettura, che in via Abbiati ha proprio aperto un'aula didattica dove gli studenti imparano, sperimentano, sono un segno all'interno del quartiere, intorno a questo
vecchio negozio che era inutilizzato in via Abbiati 4 e ci hanno messo anche intorno delle fioriere, l'hanno abbellito, le persone che abitavano intorno da prima erano un pochettino titubanti su queste fioriere che giravano proprio, che facevano un po' il contraltare all'abbandono di mobili, sedie e quant'altro. E poi si sono messi anche loro a coltivare le aiuole che c'erano in queste fioriere, quindi delle energie positive, fresche, magari un po' baldanzose, possono ridestare tutta quella serie di ricchezze che sono un pochettino oppresse da un clima generale, ma che invece ci sono e si vedono anche l'esempio, dicevo prima, un po' ironico di questa, abbiamo anche noi il nostro salone del mobile, sì. Vuol dire comunque siamo vivi, siamo attenti e siamo attenti anche al resto, a quello che avviene nel resto della città. Perché alla fine uno potrebbe dire, va bene, io sono in una situazione difficile, cosa mi interessa il Salone del Mobile di Milano che tocca 5-6 quartieri oltre al centro. No, un'attenzione a come va la città è importante. Questo è un segnale proprio che ha due valenze. Quella di richiamare un'attenzione alla propria situazione, ma anche a partire dalla propria situazione essere attenti a quello che accade nella nostra città. Ecco, proprio sull'attenzione al stato, diciamo, di salute, mi verrebbe da dire, delle periferie, voi avete negli anni raccolto dichiarazioni, pensieri di varie persone, provenienze, ho visto qua giornalisti, prelati, intellettuali, politici, così, che danno architetti, che hanno dato un po' i voti alle periferie in questi anni. E c'è anche chi ha dato dei voti molto, molto negativi. Ad esempio, vedevo qua proprio una delle primissime. Quindi come avete fatto a fare questa pagella? Com'è che è stato il... Ma sulle... Voi l'avete chiamato pagella periferia, l'avete chiamato, sì, immagino che sul vostro sito si possa trovare. Sul sito non so se l'abbiamo ancora caricata, ma diciamo che non è il cuore della nostra attività, no. La nostra è di proposizione, generalmente non ci poniamo a discutere più di tanto di quello che dicono gli altri delle periferie, c'è libertà per tutti. Però abbiamo stampa, dando un voto alla dichiarazione. Esattamente, però abbiamo voluto fare un piccolo esercizio perché non è detto che uno debba interessarsi di periferie. Però se se ne interessa, anche noi stiamo attenti a quello che viene detto, per quello che è possibile. Perché delle dichiarazioni rese in una maniera piuttosto che in un'altra, sicuramente lo stigma della parola periferia assume la solita caratteristica negativa, oppure può avere anche una valenza positiva. Positiva nel senso che legge la situazione per quella che è e proprio a partire da quello che c'è uno cerca di costruire il miglioramento, la propositività. Quindi rispetto a queste dichiarazioni siamo tornati un pochettino sui banchi di scuola e abbiamo detto va bene, sintetizziamo anche con un voto. Questo non tanto perché vogliamo dare un giudizio su persone, che cosa hanno detto in particolare, ma vogliamo focalizzare su delle affermazioni dicendo guardate che dire una cosa piuttosto che un'altra non è lo stesso, per cui stiamo attenti anche a quello che diciamo. Infatti è anche interessante perché sono di varie annate, diciamo, appunto, ma alcune volte, stesso periodo, troviamo due dichiarazioni completamente anche opposte, quindi anche la percezione della gente che ha proprio sulla, no, sul questa tema, è una fortuna perché insomma ci sono situazioni, diciamo così, valutate non positivamente e situazioni valutate positivamente, quindi non è che sia tutto che tutto va male, anzi ci sono anche delle affermazioni piuttosto importanti che hanno portato al centro del dibattito e dell'attenzione, almeno teorica, una valutazione, un'attenzione sulle periferie. Prima parlavamo dell'intervento che ha fatto il G124 di Renzo Piano, una delle valutazioni alle dichiarazioni date da Renzo Piano è una delle valutazioni positive che diamo. No. E gli abbiamo dato, se non ricordo male, 8 e mezzo o qualcosa del genere. Comunque è uno dei voti più alti,
superato solamente, anche prima ne parlavamo, da Papa Francesco. Credo che gli avremmo dato 9, una votazione di questo genere, proprio perché hanno anche una certa influenza, sono importanti queste dichiarazioni perché hanno una certa influenza anche nei rispettivi mondi di riferimento. Basti dire che sull'attenzione di Renzo Piano anche i cementeri, l'organizzazione dei cementieri di Bergamo, uh-huh, hanno fatto un convegno interessandosi di periferie, cose che probabilmente non avrebbero mai fatto se non ci fosse stato Renzo Piano, che peraltro non è nuovo a queste affermazioni. Qui così c'è un piccolo opuscoletto che avevamo fatto su problemi delle periferie e ruolo dei consigli di zona ancora nel 2007, qui è una versione del 2008, dove c'era appunto una dichiarazione di Renzo Piano: o la periferia, che spesso è deserto affettivo, diventa città, sistema urbano arricchito, fecondato dalle attività della vita, o le città diventeranno dei mostri ingovernabili dove soltanto il centro sarà un'isola felice. Quindi abbiamo colto alcune affermazioni, ma appunto è una continua attenzione che, senza fare l'apologia di Renzo Piano, però è una persona che sicuramente a questo tema ha continuato a dare attenzione. Ecco, quello che dicevo, appunto, varie interpretazioni. Ad esempio, c'è un voto molto molto negativo nell'ottobre 2015, lo dà Enrico Buemi, senatore della Repubblica, che dice che coloro che sono abbandonati, che si abbandonano quotidianamente a comportamenti che non sono da aula del Senato, che non sono neanche da osteria, sono da osteria di periferia. Quindi c'è dall'idea di che cos'è l'osteria di periferia, cioè il peggio del peggio, cioè nemmeno un'osteria è un'osteria di periferia, nei peggiori bandi Caracas, direbbe la pubblicità famosa. Peraltro lo faceva stigmatizzando dei comportamenti avvenuti al Senato, sì, dove tra l'altro ci permettiamo di dire, perché siamo interessati a questo tutti quanti, ci sono delle persone che conclamato sono lì solamente per il vitalizio. Allora basterebbe dire e richiamare al comportamento di determinati senatori per enucleare la vicenda dando un giudizio negativo. Ma allora perché andare a fare dei riferimenti alle osterie e soprattutto nemmeno all'osteria, all'osteria di periferia? Come se nelle periferie le osterie fossero tutte di un certo genere. Allora, avere dei concetti astratti non aiuta sicuramente a chiarire le cose. Vuoi chiarire le cose al Senato? Utilizza la condizione del Senato, che ce ne sarebbe abbastanza, no? da migliorare senza tirare in ballo fuori luogo altri. Un senatore invece potrebbe andare nelle periferie e dire: va bene, mi faccio carico della vicenda delle periferie. L'altro ramo del Parlamento, la Camera dei Deputati, per quello che potrà valere, ha costituito una commissione periferie che sta girando per le periferie delle città italiane. Ecco, è un modo diverso, non sappiamo se sarà risolutivo, ma è un modo diverso di approcciare il tema della periferia. Sulla stessa linea, ad esempio, c'è una giornalista, Alessandra Arachi, che nel 2012 dichiara che faticheranno a capire perché un patrimonio dell'umanità possa essere gestito come il cortile di un condominio di periferia. Aggiunge anche qua, ecco, come dire, aggiunge il carico anche qua. Che parlavamo ovviamente, credo fosse sulla vicenda di Pompei, credo fosse quello, sì, all'epoca, sì, il patrimonio, certo, dell'umanità di Pompei, che ha gestito male, non è gestito male, ma è gestito come un condominio di periferia. Anche qua il carico. Io giro per i cortili, i condomini, mi sembra che molto spesso siano con l'erba tagliata, le rose, le piante e quant'altro, non so che giri facesse lei. Chiaramente ci possono essere anche situazioni di questo genere, però riferire tutto a un cortile di periferia non ha alcun senso. Certo, in via Vivaio passavo ai tempi, quando andavo al CUS Milano per le iniziative sportive, e c'erano i fenicotteri nel cortile, no? Probabilmente è l'unico posto dove li ho visti i fenicotteri a Milano, però c'erano.
Esattamente, questa è la modalità, un approccio che non porta nulla, non porta alcun beneficio. Ecco, ti chiedo invece, questa interpretazione, allora, Fabrizio Ravelli, sempre giornalista, voi gli avete dato 4,5 come voto alla dichiarazione, perché durante la campagna elettorale del sindaco Sala dice: a me piacerebbe che Sala dicesse anche un'altra cosa, le periferie non esistono. Perché questo 4,5 una dichiarazione così? Ma sì, diciamo pure che Dumbo l'elefantino volante, le giraffe volano, cioè sono tutti auspici, okay, che non hanno alcun riferimento. Preferisco sicuramente un sindaco che dice: io mi voglio interessare delle periferie e cerco di farlo, poi vedremo che cosa farà, ma le periferie non è un problema che risolve il sindaco. Risolve il sindaco per la sua quota parte, per muovere una organizzazione amministrativa comunale ad affrontare il tema. Dopodiché o tutti ce ne facciamo carico, altrimenti c'è sempre un di meno. E quindi dire: ma vorrei che non esistessero, va bene, però ci sono, questa qui è la realtà. È molto intellettuale infatti questa visione. Stavo guardando che anche Gianni Biondillo, scrittore anche lui, quindi giornalista, scrittore, fa una dichiarazione molto simile, sempre nel giugno del 2016, a cui avete dato un 5 meno, avete dato, forse perché è stata un po' più argomentata rispetto a quella precedente, anche se parte già male, dice: siamo nel 2000, una volta, ormai siamo già nel 2016, insomma gli anni sono passati, siamo in una città metropolitana e pensiamo ancora che Galatese sia periferia? Le periferie non esistono ancora, esistono quartieri con identità radicate che vanno rispettate e valorizzate. Mi viene a dire, verissima la seconda parte, cioè identità radicate e valorizzate, ma queste identità al momento si trovano in periferia. Ma anche qui noi giochiamo su una contrapposizione. Se uno dice che una cosa non va bene, l'altro salta fuori e dice: ah no, ma vedi che qui va bene? Allora perché non diciamo che ci sono due cose, una che funziona e una che non funziona? E se c'è una che funziona, magari copiamo da quella per far funzionare anche l'altra? È inutile continuare a fare la battaglia di chi la spara più grossa, no? Vediamo un attimo solo di guardare com'è la città e quindi di utilizzare le risorse che ci sono alla città. Per quello mi agganciavo prima al tema del lavoro di Renzo Piano al Giambellino, ma soprattutto di quattro giovani architetti che hanno fatto un lavoro positivo, anche andando con strumenti tecnologici innovativi e sofisticati a verificare lo spessore dei muri di quelle case. Sì. Perché spesso, siccome c'è il degrado, buttiamo giù tutto, eccetera. Dove invece magari la struttura edile delle costruzioni è buona, no? Magari esiste un problema invece degli infissi, no? Gli spifferi e quant'altro, quindi il problema non è quello di portare le ruspe e tirare giù tutto, prendere dei buoni artigiani, tapparellisti, eccetera, che sappiano risistemare i cassonetti, cambia la visione delle cose, si implementa anche un'attività artigianale che opera sul territorio e si utilizzano dei beni, perché è vero che fai di suolo tutto un laurà, però... se ci sono dei beni che possono essere utilizzati, no? Si parla adesso di riciclo e quant'altro, ma noi abbiamo sicuramente degli immobili che possono essere tranquillamente utilizzati, e quindi questo è l'approccio sulle periferie. E in questo senso importante è per esempio come fenomeno di gestione di grandi agglomerati abitativi è l'esperienza della cooperazione edilizia del mondo della cooperazione abitativa, che a Milano gestisce circa 8.000 appartamenti con cooperative tipo l'Abitare del Nord di Milano, che gestisce 2.700 appartamenti, ha una tradizione di 120 anni e quindi sicuramente sa come gestire il muro, attento agli abitanti, infatti non ha spazi vuoti, anche se poi non è che sono tutte rose e fiori, perché ci sono le difficoltà di ogni giorno, però ha investito in spazi, mettendoci il teatro, la biblioteca, lo spazio per fare il doposcuola, per dare i pasti agli anziani del quartiere, cioè ha utilizzato gli spazi con una logica: io ho degli abitanti,
da aiutare perché magari sono in difficoltà, sono anziani, hanno dei problemi, però lo vedo in un complesso e quindi anche nel rinnovo degli edifici, no? con una anche attenzione a utilizzare tutte le risorse tecnologiche che ci sono, perché non c'è peggior cosa che rifare le cose come si era fatto 30, 50, 60 anni fa, e che quindi sono fuori dal tempo, quando invece ci sono delle tecnologie interessanti da utilizzare. Anche questa è una modalità utile. Quindi dalla cooperazione abitativa, chi gestisce il pubblico, noi siamo abbastanza convinti che dovrebbe andare a suonare il citofono e dire: sentite, non sarete dei Gesù bambini, però che cosa ci dite? Raccontateci un po' della vostra esperienza, di che cosa state facendo. E questa è la realtà di Milano positiva che c'è. C'è del positivo, utilizziamolo. Ecco, nelle vostre pagelle non ci sono solo voti negativi, infatti volevo, perché siamo quasi in chiusura, però volevo leggere anche un paio di quelli positivi. Divertente appunto che quella che abbiamo letto poco fa è dell'8 giugno, avete dato un 5 meno perché appunto diceva le periferie non esistono. Il 12 giugno, che non è un giudizio sul tema, si diciamo, dà sicuramente da fare, l'abbiamo chiamato anche a un nostro incontro all'Urban Center, infatti. Non è su chi l'ha però detta, ugualmente l'abbiamo tolta, no? Che insomma ha quel valore, diciamo, il valore che può portare con sé. Invece date un 6 più a un Enrico Bertolino che il 12 giugno dello stesso anno 2016, quindi pochissimi giorni dopo, parla precisamente bene di periferie, proprio dicendo anche quello che dicevi poco fa tu, delle differenze, di dire ci sono più cose in periferia, e dice proprio che Sala dovrebbe occuparsi delle periferie, dal Giambellino a Baggio alla Bovisa, e qui fa vedere il suo essere milanese nel conoscere le sue zone, lo fa apposta, le sue zone, certo. Infatti. E anche fa l'altro esempio, dice, cioè evitare quello che fanno in Brasile. Sappiamo, lui ha un'associazione in Brasile con cui collabora, una moglie brasiliana, da anni, tantissimi anni che lavora e opera in Brasile, dice, dove i politici visitano le zone povere e fanno promesse, quindi riconosce comunque un'affinità tra degrado, povertà e periferie, ma una volta letti se ne dimenticano. I quartieri lontani dal centro fanno parte di Milano, invece, dice, anche perché questa città, e qui secondo me veramente meritava anche un 7, gli davo, io sono con voi, ha più centri, cioè lui già riconosce questa cosa. Milano multicentrica. Forse non è ancora così, è anche qui un auspicio. Vale il discorso del salone del mobile e del fuorisalone in particolare. Ci sono dei posizionamenti anche in periferia. Se però noi guardiamo ai 100 quartieri della periferia milanese, in questo caso possiamo dire che è importante vedere la rondine, però non pensiamo che faccia primavera. Allora, ci sono, a Milano lo diciamo sempre, c'è di tutto e di più e anche il meglio, ma deve essere esteso alla città, altrimenti diventa un po' una città di city users. Ognuno prende il suo pezzettino di città, lo utilizza per il suo scopo, e poi alla fine va bene, ne ha tratto vantaggio, se riesce a trarre vantaggio, ma che beneficio ne ha la città? E anche fare il ragionamento, io faccio il mio pezzettino e quindi la città si arricchisce, sì, si arricchisce inconsapevolmente, cioè inconsapevolmente uno fa arricchire la città, bisogna avere esattamente la dimensione della polis, no? E quindi di tutti quanti i quartieri. Quindi tre quartieri sono importanti, utili per chi abita in quel quartiere, il problema è che ci sono gli altri 97, quindi ci deve essere un orizzonte politico-culturale, no? Soprattutto culturale, per quello abbiamo fatto la pagella, sì, no? Proprio per questo, che ricomprenda il tutto, perché ogni abitante è degno di vivere una vita serena dando il proprio contributo. Proprio per questo il discorso della visita alle case bianche di via Salomone. Infatti chiudiamo proprio con, volato nella pagella, che a chi avete dato il voto più alto, l'avete dato proprio a Francesco, che nel 2013 già aveva toccato il tema delle periferie, dove proprio fa, diciamo, questo ragionamento che stavamo facendo adesso, dice che mi piace la parola periferie perché ha un senso negativo ma anche un senso positivo, perché la realtà si capisce meglio non dal centro ma dalle periferie. E non l'ha detto teoricamente, ma proprio per il suo vissuto nella città di Buenos Aires, una megalopoli per certo aspetto, con tutta una serie di contraddizioni, poi anche in un periodo di congiuntura economica molto negativa, sì. E dove lì si vede anche l'umanità delle persone,
Per quello periferie geografiche, ma periferie esistenziali, perché sono le persone che cambiano. Leggevo, c'è stata lo scorso anno l'IMES ha fatto, l'abbiamo anche già fatto vedere, un'indagine sulle periferie. Un'indagine sulle periferie proprio internazionali, per cui da Buenos Aires all'Africa, all'Europa, a Milano stessa, Napoli e Genova. Genova era interessante, un quartiere dove anche chi amministrava spesso non sapeva bene riconoscerlo, non ne conosceva la denominazione, però che cos'è che è accaduto? È che si è trasferito lì un farmacista, uno nuovo, e quindi ha voluto mettersi a confronto con questo quartiere e da lì è nata tutta un'iniziativa culturale piuttosto ampia. Quindi è importante per le situazioni dei quartieri che si dia attenzione alla rigenerazione socio-abitativa e quindi alla luce di tantissimi appartamenti che sono vuoti, in particolare quelli sotto soglia che non sono assegnabili nelle liste delle graduatorie, di inserire popolazione fresca, giovane, che possa dare un contributo. L'esempio del Politecnico è abbastanza interessante. Ecco, non devono essere delle sperimentazioni, ma deve essere un intervento strutturale. Noi pensiamo che il mondo dell'università, con i suoi 200.000 studenti e 15.000 docenti, possa strutturalmente dare un aiuto a Milano. Ciascuno per la propria attività didattica, solo che invece di rimanere nelle proprie quattro mura, ne esca. Oggi il quartiere San Siro, in particolare Harar Dessier, è interessato da un lavoro degli studenti di architettura del Politecnico che vengono lì per imparare. Hanno il problema dell'accesso, perché abbiamo detto poi forse già anche hanno un piccolo distaccamento proprio anche dentro vicino a piazzale Serisonte, giusto? In via Biati c'è Mapping San Siro, ma poi anche all'interno dell'università non tutti sanno quello che fanno gli altri. Quello è un altro grosso tema. Ci è accaduto. Ecco, hanno il problema nella loro attività didattica, nel vedere le case come erano state costruite, perché ci sono stati dei grandi architetti come Gioponti, Figini, Pollini, che hanno costruito degli edifici, dei quartieri periferici, e quindi sicuramente non sono brutti, magari col tempo sono stati storpiati perché erano colorati in una certa maniera, hanno fatto delle cose barbare, hanno il problema di accedere nei quartieri, perché le persone che vi abitano, ci sono le truffe agli anziani e quant'altro, tutti tengono la porta chiusa. Quartieri che ho detto una volta erano molto, molto più aperti, perché ricordiamo proprio non esistevano le cancellate di questo tipo di case. C'erano quartieri, poi qualcuno negli anni 70 ha parlato di quartieri aperti, poi li hanno tutti messo le cancellate. Ecco, però questa dinamica, se c'è un'osmosi, c'è una programmazione, anche lo studente invece viene accolto nel quartiere invece di dover andare lì e adesso che cosa faccio? No? E questa città che come deve prima cosa funzionare meglio dei propri meccanismi. Sicuramente con la periferia che qualche aiuto lo può dare, no? Sicuramente. Ma diciamo che noi che non qualche citofono in più lo conosce, che non sappiamo tutto. Io ho suggerito, siccome con il circolo piccolo centro studi che dirigo, a parte Consulta Periferie Milano, facciamo una serie di iniziative nella biblioteca Rara, che tra l'altro sarà interessata da una ristrutturazione, pensiamo anche in questo lei. 2017 è un po' di tempo che doveva allargarsi, e gli ho detto ma facciamo una presentazione in biblioteca, un piccolo spazio, così con le mail della biblioteca e quant'altro si può dire alle persone guardate che c'è un gruppo di studenti dell'università che sta facendo un lavoro, uno studio sul quartiere, apritegli la porta, sappiamo le cose, si conoscono, ecco, sono delle piccole dinamiche che però sicuramente possono aiutare. Perfetto, va bene, Walter, siamo appunto in chiusura, ti ringrazio tantissimo anche oggi per questa interessantissima puntata, ci vediamo martedì prossimo ancora per parlare di periferie, perché insomma ce n'è sempre tanto. Sicuramente. Grazie mille, Walter, grazie mille a tutti voi che ci avete seguito da casa, buona
giornata a tutti, noi ci vediamo oggi pomeriggio alle 17.30, scusate, 18, nuovo orario, con il telegiornale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci.